Bentornati sul mio canale. Rieccoci di nuovo qui con un video tutorial che spero che vi è utile, me lo auguro. Sempre parliamo di chiacchierina ago e oggi facciamo il passo 3 di questo lavoretto. Però prima di cominciare iscriviti al mio canale. Allora vi lascio vedere il video tutorial e ci sentiamo dopo. In questo video vi mostro come fare a unire i cerchi tra di loro avendo in mezzo un ponte e come infilare le piccole perline. Però sentirete anche la mia figlia perché forse vuole imparare anche lei a fare il chiacchierino. Ok, cominciamo. Farò un cerchio fatto con 4 doppi nodi, un pippiolino, 6 doppi nodi, un pippiolino e 4 nodi doppi. Tre, quattro, un pipiolino, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, un altro pipiolino e altri quattro doppi nodi. 2 3 4. Adesso chiudo il cerchio. Faccio un nodino, adesso faccio il ponte, lo facciamo di 4 nodi doppi, faccio tiramo. Giro il lavoro, faccio nodo, adesso nella parte attaccamento dal violino, no? Il primo cerchio. Faccio i quattro nodi doppi. E di qui devo inserire la perlina. Si dovrebbe fare mettendo l'uncinetto nel buco della perlina, però dovrete avere un uncinetto tanto piccolo o la perlina con il buco più grande. E non fa caso mio perché non ce l'ho. A questo punto che si può fare? Questa cosa di legare i sacchetti di congelatore, levi la parte di plastica e fai così. Lo pieghi. Tiri bene bene bene. Sì, amore di mamma. Sì, amore. Poi infili nel pippiolino. Non si capisce.
infili la perlina tiri finché esce fuori il pippiolino. A questo punto usi il uncinetto, fili qui, si è spostata là. Prendi il filato in questo modo, tiri, tiri fuori, fuori. Aspetta. Io uso un filato un po' più spesso per farvi vedere bene quello che sto facendo. Con un filato un po' più sottile diventa un po' più facile. Tiro ed ecco qui, e continuo con il mio cerchietto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Un pippiolino per il prossimo cerchio. Uno, due, due, tre, tre, quattro, quattro. Con le dita tiro. Infilo l'ago, e chiudo, chiudo con un nino. Ecco qui ragazzi, la perlina inserita. Il ponte e i due cerchietti. Tutto qui. Ci vediamo al prossimo video tutorial. Per oggi tutto qui ragazzi, spero che vi è stato utile anche questo video. Lasciatemi un commento così mi fate sapere di più e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Però prima che vado via, non dimenticare di lasciare un like, di lasciare un commento o di condividere, fate voi. Comunque un bacione e alla prossima.